Martedì 18 febbraio, 4:30 del mattino, oltre 300 persone fra dipendenti e associate di Confartigianato salgono su un autobus con destinazione Roma. La grande manifestazione nazionale di artigiani, piccoli imprenditori e commercianti voluta da Rete Impresa Italia, che ha infiammato Piazza del Popolo. Sono sei pullman, uno da Faenza, uno da Russi, uno da Cervia e tre da Ravenna, che salgono a 13 contando tutte le altre associazioni di categoria. Uno spostamento di massa per una situazione a forte rischio contro 172.000 aziende che sono state costrette a chiudere nel 2013. Perché essere qui soprattutto adesso che c'è il cambio di governo? Ma credo che sia oltremodo significativo il fatto che la nostra amministrazione proprio si inserisca in questo momento particolare. Credo che coloro che saranno chiamati a governare il paese nelle prossime settimane potranno conoscere in diretta quelle che sono le aspettative che il mondo dell'impresa, dell'impresa che lavora quotidianamente, si aspetta e cerca di sapere, di poter dimostrare. Mentre abitualmente si tende a delegare anche alle associazioni di categoria certe competenze, in questo momento le associazioni stesse hanno chiesto aiuto ai loro associati per farsi sentire veramente. Quindi questa importante adesione da parte dei nostri associati effettivamente dà proprio una visione ben precisa di quello che è il sentimento comune. C'è veramente bisogno di una spinta, di una marcia in più. Renzi ha promesso una riforma al mese, voi che cosa gli chiedete? Renzi ha promesso una riforma al mese, noi crediamo che la riforma per quanto riguarda la riduzione della burocrazia e la riforma per quanto riguarda l'abbattimento delle tasse siano le due principali riforme che possono interessare in questo momento al nostro mondo. Speriamo che si cominci questo governo con la consapevolezza che le imprese hanno veramente bisogno del giusto sostegno, giusto supporto per permettere agli italiani di avere qualche soldo in tasca in più, e questo potrebbe essere la partenza per un volano più virtuoso. L'arrivo a Roma è per metà mattina, Stadio Flaminio, la sede delle partite dell'Inter Rugby. Si srotolano le bandiere, si afferrano gli striscioni e ci si incammina lungo la strada, 1,5 km verso Piazza del Popolo, percorso fra rabbia, speranza e delusione. Senza impresa non c'è Italia, lo slogan alla base della manifestazione che alla fine vedrà i 13 autobus da Ravenna sommarsi agli oltre 60.000 partecipanti provenienti da tutta Italia. Per molti, che in realtà costituiscono la maggior parte degli imprenditori italiani, forse l'ultima spiaggia. Se si rimarrà ancora inascoltati, la prossima potrebbe essere tutta un'altra manifestazione. Perché ha scelto di partecipare oggi? Perché ci stanno mandando in rovina questi onorevoli qui e nessuno l'ha mai detto nella riunione. Loro non hanno, prendono dei stipendi da nababbo, e non hanno nessun investimento. Noi investiamo sempre. Diglielo. Ci hanno ridotto in mutande! Siamo costretti a lasciare casa gli operai perché purtroppo la tassazione è talmente alta che non conviene più, purtroppo, è una brutta parola, ma non ci conviene più tenere aperti. Tutti i giorni chiude un'impresa, causa le troppe tasse, causa la burocrazia, causa che purtroppo non ci si fa più arrivare a fine mese perché il lavoro è calato e le difficoltà aumentano. Le tasse aumentano, noi non possiamo non pagarle perché ci vengono attorno, quindi i dipendenti sono da pagare, chi ha dei dipendenti, ed è difficile arrivare a fine mese. Per mantenere un'impresa oggigiorno è roba da pazzi, cioè se un giovane vuol creare un'impresa non ce la farà mai, se non ha l'aiuto di qualche genitore o di qualcuno. La burocrazia che è indicibile, è una cosa vergognosa, un piccolo burocrate ti può impedire l'apertura di un'attività, ti può fare tutto quello che vuole. C'è bisogno di dare più competitività alle imprese, abbassando il costo del lavoro, migliorando la legalità e soprattutto crearci
spazi, non imbottirci di burocrazia. Purtroppo sono più le spese che il lavoro. Il nostro campo di lavoro? Edilizia. Quindi situazione pessima? Situazione drammatica, non pessima. Perciò bisogna dare una svolta, perché qui in Italia così non si può andare avanti. In che campo lavora lei? Torneria, tornitura. E com'è la situazione? È tragica, nel senso che c'è poco lavoro e bisogna farlo in fretta. Quanto dovete lavorare per pagare le tasse di tutto l'anno? Calcolando sei mesi e mezzo, perché per lavorare per la tassazione. E quindi immagina anche lei che lavorare 6 mesi, tra virgolette, gratis, girano un po' le scatole. A luglio ho iniziato a guadagnare. Esatto, sì. Se c'è il lavoro. Com'è la situazione nel campo del legno? Ma la situazione nel campo del legno è altalenante, alti e bassi. Purtroppo i lavori grossi non ci sono più, si fa, non so, 2 o 3 porte in una casa, 4 finestre, tutti i lavoretti. Che, come dicevo prima, alla fine del mese si fa fatica a fare una patta, a pagare le tasse e i dipendenti. In un anno quanti mesi dovete lavorare per pagare tutte le tasse? Dobbiamo lavorare da gennaio a agosto per pagare tutte le tasse. Cioè noi paghiamo il 63% di quello che incassiamo per tutte tasse. Io ho fatto dei conti al 63%. Quindi se un signore artigiano che prende 30 euro all'ora, su 30 euro dobbiamo dare il 63% allo Stato. Ma questo cambio di governo come la vede? È fiducioso oppure no? Su Renzi stiamo a vedere cosa fa Renzi. Tutta fiducia fino a un po' di tempo fa, oggi non ce n'è più tanta. C'è una situazione che ormai è talmente, diciamo, è andata giù in basso, che ci vorranno degli anni prima di recuperare. Fino a 10 anni fa. Adesso purtroppo ci tocca lavorare, però vorremmo lavorare un po' anche per noi, non solo per alcuni. Speriamo che non abbia le mani legate a causa di chi è passato prima di lui. Io ci spero molto, perché se no non ci sono più alternative. Speriamo, qui fiducia, dipende quello che fa, poi gliela daremo. Se deve andare su lui, proviamo lui, vediamo lui. Speriamo che non faccia chiacchiere, che solo chiacchiere come ha fatto gli altri. Adesso ci sono tante chiacchiere, vogliamo vedere i fatti, è facile parlare. A me non mi interessa il colore che va di su, l'importante è che sia per gli artigiani, per i commercianti. A Renzi ci credo, però ho paura che non ce la faccia da solo. Bisogna dargli una mano, perché lui la forza e la volontà ce l'ha. Però se non gli si dà una mano, da solo non ce la fa. Prima cosa che chiedete a questo nuovo governo? Di diminuire un po' la tassazione, di aiutare l'assunzione di nuovi operai con dei costi minori. Queste qui secondo me sono le cose principali. Abbassare il costo del lavoro. Calare le tasse, normale. Il problema del lavoro. Lavoro, burocrazia, tutte quelle cose lì sono tutti problemi da affrontare. Io ho fatto un calendario molto stringato, molto fitto, non so se ce la farà, io me lo auguro. Il rinnovamento deve partire anche da noi se rinnoviamo noi stessi, chiaramente la politica si rinnova, la politica la facciamo noi, siamo noi che li mandiamo su. Federico Lega, Perfenza Web TV.